La UIL Pensionati e lo PSI CGIL hanno organizzato un'assemblea provinciale dei pensionati aperta ai cittadini. L'iniziativa è nata per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle motivazioni che sono alla base dello sciopero generale indetto per il 12 dicembre prossimo. Questo non è un paese per giovani, e questa è una cosa che si sa, ma che non fosse un paese anche per anziani non si sapeva. Ovvero si sapeva, ma se ne parla pochissimo. In questo paese, quasi l'unico nello scenario europeo, i pensionati pagano le tasse. Differenza di quello che succede negli altri paesi europei, dove i pensionati con le loro pensioni da noi nelle Marche sono nella media sulle 700-750 euro al mese. Ecco, su quella pensione i pensionati in Italia pagano le tasse, negli altri paesi no. Inoltre, aggiunge Celani, i tagli aggravano la vita degli anziani. È stata una battaglia forte quella di recuperare alcune risorse per la non autosufficienza. Ma guardate, non abbiamo un fondo, ogni anno è una scommessa se ci sarà risorse per la non autosufficienza. Ecco, questi sono alcuni concetti, alcune motivazioni per cui noi il 12 saremo nelle piazze del nostro paese e nella nostra regione, in Ancona, per sostenere la lotta del sindacato, della CGIL e della UIL che insieme, anche per queste ragioni, insieme al mondo degli attivi, sciopereremo per manifestare la nostra non serenità in questo paese. Per noi della UIL il problema diventa grande, come si vede dallo slogan dello sciopero, così non va, come in precedenza abbiamo detto, noi non ci stiamo, e il 12 interverremo allo sciopero generale. I problemi dei pensionati sono molto semplici, vorremmo l'equiparazione delle pensioni. Vorremmo le 80 euro che sono stati dati del bonus, specialmente alle categorie più disagiate come gli incapienti. Vorremmo una sanità universale, libera e gratuita. Vorremmo essere tranquilli perché noi siamo il motore delle famiglie. Oggi la famiglia, se non ci fossero i pensionati, si troverebbero i nostri figli, i nostri nipoti, si trovano in grave disagio. Anche i pensionati di Macerata, rappresentati da Manuel Broia, si uniscono alla protesta. Noi come pensionati di Macerata innanzitutto è una mobilitazione che riguarda tutto il territorio nazionale e ogni territorio ha le sue istanze inquadrate in un contesto generale. I pensionati in questo periodo di crisi hanno, diciamo, sostenuto le famiglie, anzi sono stato il motore che hanno sostenuto le famiglie, la brutalizzo ma spesso è l'unica entrata sicura di un nucleo familiare, assistiamo in questi periodi e vediamo che le risposte e le attenzioni che il governo presta verso i nostri pensionati non sono sufficienti. Dagli 80 euro che noi continuiamo a richiedere in ogni occasione che venga esteso il bonus anche ai pensionati, anche perché l'aggancio con il costo della vita sulle pensioni è bloccato dal 2012 dalla legge Fornero e continuiamo a chiedere l'aggancio al costo reale della vita perché continua a essere una vessazione verso i pensionati. Accanto a questo andiamo a mettere di fianco la riforma sanitaria che nelle Marche è in progress, diciamo, e anche qui porta a una diminuzione dei servizi per i nostri pensionati, con l'incertezza di non sapere quali ospedali ci saranno sul territorio o se si sa quali saranno, non si sa con che caratteristiche. E quindi anche questa è un'attenzione che vogliamo rimarcare verso le amministrazioni. E poi tutta una serie di problemi che non vengono, che continuano a non essere affrontati. Un'altra cosa molto importante è il taglio che ci sarà, che è ventilato ai patronati in legge di stabilità. Ma la vedo difficile un pensionato che con il suo PIN fa la dichiarazione dei redditi o il CUD o quant'altro. Ha bisogno della giusta assistenza, ma non perché non sia in grado, ma perché è normale che sia così come molti altri cittadini. E anche dalla WILP Marche i toni non sono positivi. Ogni nostro pensionato ha lavorato per 35 anni, ha versato i contributi regolarmente e adesso percepisce una pensione prossima alla fame. Perché nelle Marche considerate che il 75% dei pensionati non arriva a 1.000 euro. Speriamo di ottenere qualcosa, ma mi sembra che il Presidente del Consiglio non brilli per queste iniziative. Soprattutto
eviterei di dire dove eravamo noi quando sono stati firmati certi accordi. Certi accordi sono stati firmati in certi momenti della vita lavorativa del mondo italiano con la speranza di un miglioramento, non di un peggioramento. Quindi ecco, sono insinuazioni gratuite che non trovano nessuna sponda. Grazie. Prego. Grazie mille. Grande sarà la mobilitazione, infatti per l'occasione sono state organizzate oltre 20 pullman. E, diciamo, sono previste circa, stiamo preparando dei pullman, noi come organizzazione siamo a 20 pullman, solamente come CGL, diciamo, e quindi abbiamo una grande partecipazione ad Ancona. Quello che ci interessa veramente, quindi la parte nostra come pensionati, è quella di partecipare alla manifestazione. Quello che ci interessa è la riuscita dello sciopero vero e proprio, perché significa che riusciamo a rappresentare fasce vere e complete della società reale che stiamo vivendo. I pensionati manifestano anche, per noi non è una contraddizione, per i giovani, per il lavoro, per cambiare questo stato di cose in modo che si arrivi poi ad avere una condizione, diciamo, più equa quando poi, no, il decorso naturale della vita porta a una situazione, diciamo, appunto del pensionamento e quindi al diritto a vivere una condizione accettabile. Ma quella del 12 dicembre non sarà solo una mobilitazione fisica, ma anche culturale. Abbiamo l'obiettivo di portare tante persone, l'obiettivo a un certo punto è di muovere culturalmente e mentalmente la popolazione italiana, a far comprendere che c'è bisogno di una scossa in questo paese, non più tante chiacchiere ma delle iniziative vere. Un esempio, dico, i pensionati che poi aiutano le famiglie, perché il pensionato non è per sé i soldi, sono perché esiste situazione di grande difficoltà, gli 80 euro agli incapienti, la possibilità a un certo punto di avere un atteggiamento dove al centro ci siano i bisogni e non altre cose o le chiacchiere. A manifestare contro questa situazione precaria si uniranno anche i lavoratori. Il governo vuole andare avanti con una manovra e con una riforma del mercato del lavoro che noi reputiamo profondamente sbagliata, perché non dà nessuna prospettiva di sviluppo, soprattutto in un territorio come quello nostro, della nostra provincia, che vede dei tassi di disoccupazione altissime. Abbiamo le liste di mobilità piene. La disoccupazione giovanile è altissima anche la disoccupazione dei cinquantenni, perché sono fuoriusciti dal mercato del lavoro. Con la modifica dell'articolo 18, la videosorveglianza, il demansionamento, si va solamente a togliere dei diritti, ma non si dà lo spunto per ripartire con l'economia. Noi vogliamo una società che sia più giusta, che dia speranza, che sia basata su un modello di sviluppo più equo. E se neanche questa manifestazione bastasse, che cosa farete? Noi continuiamo nella nostra rivendicazione, perché il governo ha proceduto con un'approvazione di una legge delega con fiducia. Stiamo molto probabilmente per il 12 dicembre, il Job Act già sarà approvato, ma noi aspettiamo i decreti delegati, perché sarà il governo con i decreti delegati che potrà cambiare in meglio o in peggio il futuro di quest'Italia.